Eccellenza, il prossimo 11 di ottobre si terrà a Viterbo l'Assemblea Diocesana. L'inizio dell'anno pastorale è avvenuto qualche giorno fa con la giornata proepiscopo, quindi questo momento unitario che vedrà tutta la nostra chiesa locale ritrovarsi insieme intorno a lei e con lei per iniziare un nuovo percorso. Il tema che lei ha scelto, la fede nella fede, genera speranza. È sicuramente un punto d'arrivo e un punto di partenza. L'Assemblea è l'espressione di una grande coralità, è l'espressione di Chiesa dove laici, religiosi e sacerdoti, nella diversità delle specifiche funzioni, si ritrovano insieme per vivere le due caratteristiche fondamentali: la comunione e la corresponsabilità. Ognuno ha la propria responsabilità nella funzione che vive all'interno della Chiesa, ma poi evidentemente questo stile di comunione deve essere riverberato nella vita di tutti i giorni. Vivere la fede nella realtà di tutti i giorni è un grande sentiero di speranza perché ci aiuta a fare scelte opportune per affrontare e vivere bene la vita. L'assemblea prevede momenti di ascolto, ma anche momenti di condivisione, tavoli di confronto. Sicuramente la relazione programmatica tenuta da Monsignor Erio Castellucci, vicepresidente della CEI, responsabile anche del cammino sinodale della Chiesa italiana, sarà un momento di grande importanza per tutti noi perché ascoltiamo delle sollecitazioni, ci aiuta a riflettere. Dopo un breve momento di scambio con lui su eventuali punti da chiarire, si riuniranno i tavoli foraniali e anche i tavoli degli ambiti pastorali, in modo da proiettare le sollecitazioni nella concretezza della nostra vita diocesana. Quindi le foranie come organismi di corresponsabilità in cui ci sono tutte le componenti, ma anche gli ambiti pastorali in cui ci sono tutte le componenti, si interrogheranno su tre filoni fondamentali, tre sentieri che raccordano fede e vita, le tradizioni popolari, la pietà popolare così viva sul nostro territorio, la vita sacramentale. Ridiamo dignità ai sacramenti e scegliamoli perché sentiamo che sono un elemento importante che ci aiutano a camminare nella vita e ovviamente facciamo crescere la nostra comunità sui sentieri della comunione, della condivisione e della corresponsabilità. Come vedi, sono argomenti importantissimi, ma è soprattutto lanciare uno stile di vita. Grazie Eccellenza, l'invito anche a chi ci ascolta, alle nostre comunità, quindi l'11 di ottobre qui presso la cattedrale, la sede della nostra diocesi, per vivere questo momento comunitario. Grazie.